Two centuries ago, in the south part of Italy, Ferdinando IV was the king of Naples and then the king of the Regno delle Due Sicilie. He wanted to do a sort of competition with the French. They were competing all the time. So they wanted to have the best dresses, you know, the best cheeses and the best wines. So that's why Ferdinando IV, late 18th century, he built his own vineyard close to the royal palace of Caserta. Then he built a silk manufacturing plant. My great-grandfather, he was looking after the plant. The Bourbons had to leave Italy because Italy was united, you know, was unified. After that, in 1861, the family had to escape, and we still save letters from my great-grandfather, where he says to one of his cousins, "I am in trouble, I don't know how to feed my children because the royal factory is bankrupt." So he started in 1885 with 7 looms. 5 anni di lavoro in un'azienda di famiglia, un'azienda tessile, dove producevamo le migliori stoffe, può dire, non voglio essere un presuntuoso, ma delle stoffe che oggi si trovano in Vaticano, si trovano nei palazzi di governo di Roma. E è venuto il vino successivamente perché mio padre lo produceva, anche mio nonno. E comunque io il vino l'ho sempre fatto, sotto casa mia avevo una piccola attrezzatura dove facevo il vino per la famiglia. My father, he has always made wine in a very simple way with the workers of the company. They used to buy the grapes in Benevento and they used to vinify for their own consumption. In 1992 the university started this project for rediscovering all the ancient vines, all the indigenous varietals of the Romans and the Bourbons. Ho cominciato appunto con questo vigneto facendo un campo sperimentale sul Casavecchia e sul Paragella Nero, e in quel periodo poi dell'impianto dopo ho conosciuto il professore Bosel di Firenze, un professore universitario, e che mi ha dato dei consigli innanzitutto sul terreno, facendo prima dell'impianto, facendo un po' le analisi del terreno, prelevando delle zolle e portarla all'analisi per poter vedere un po' il terreno se era sufficientemente buono. There was this kind of revival supported, you know, developed by the University of Naples and the government. They needed to have private vintners who could plant all these indigenous varietals. And then after a while, he started focusing his attention on 5 out of 9 grapes because they would express a good quality standard. No, autoctoni che si sono del territorio. Secondo me altrove non vanno, come noi non possiamo fare altri vigneti di altre uve che non, il territorio non ce la consente. A noi il territorio giusto per fare il Casavecchia e Paragella Nero, Aglianico. Io volevo fare un vino per la famiglia, oggi invece mi trovo con un'attività vitivinicola e sono fiero, veramente con la mia età sto vivendo, rivivendo i giorni migliori della mia vita.